Amore mio, come stai? Bene. Quando sei uscito? Ieri. Sei andato a casa? Sì, ci sta un po' di macello. Ah sì? C'è casino, eh? Quando passano quelli, sono peggio dei ladri, so. Vabbè, mo sistemo tutto, non ti preoccupare. Ma tu stai là, mo? Cioè, stai proprio lì? Sì, sì. Ah. Vabbè, ma che sistemi? Tu devi sistemare. Ti devi stancare. Ma che vuol dire? Dobbiamo sistemare per far vedere che stiamo a fare le cose fatte bene, no? E allora? Giusto. Hai messo per posto, eh? Pensavo peggio. Ah, peggio te così te pensavi. Comunque te qua ci devi più venire. Che vuol dire? Niente, vuol dire che non voglio che ci vieni, questo non è posto per te. Ma che stai a dire, che te stai inventando? Ma quanto sei bello. Ma sei proprio bello, sei io. Ma mi rispondi? Ma che te devo rispondere? Come che mi devi rispondere? Mi hai detto che non devo più venire, vuol dire che non vuoi più vedere, fammi capire. No, 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 non voglio che mi vedi qua. Faccio schifo, faccio, quanto mi sono ridotta. Ma che stai a dire che sei bellissima? Non ce la faccio più io. Ora risolvo tutto io. Io so che risolvi tutto. Come stai, Manuel? La bomba. Solo che mi sono rotto il cazzo. Con tutti voi che mi state cuffiato sul collo, capito? Di sta qua dentro mi sono rotto il cazzo. Mi sento soffocato. Ecco come mi sento soffocato. Ma che ci fai tu qui? Sono uscito da poco. Da dove? Dall'istituto. Tua madre ha chiesto di essere affidata a te per gli arresti domiciliari. Hai paura di essere responsabile di lei? Non ce la faccio più io. Comunque te qua ci devi più venire. Questo non è posto per te. Ora risolvo tutto io. Io lo so che risolvi tutto. A me mi hai rotto il cazzo tutti quanti. Ma vai, sta tranquillo. Tu pensi che stiamo giocando? Ma guarda che qui parliamo di giudici, tribunali. È roba pesante. E lei pensa di essere un'occasione per sua madre? No, io penso di essere suo figlio, che è diverso. È una cosa più profonda. È qui dentro di me. The mason is recalling as the lentil stands upright. Sei arrivato te, è arrivato il sole. In the mother's memory. Sì, arrivato il sole. And I've fallen, throw me a line. I'm a man overboard. Help me, I've fallen. Senta, Manuel, lei è ben chiaro quello a cui sta andando incontro? Mm? Cioè, quali sono i suoi doveri nei confronti della detenuta e nei confronti della legge? Sì. Sì, ne è sicuro? Io sono sicuro che voglio dire a fare mia madre. Mm. Quindi lei è convinto che se sua madre esce e viene qui, in qualche modo lei l'aiuta? Sì. E come fa ad esserne così sicuro? Magari sua madre adesso in carcere sta seguendo un serio percorso di rieducazione. Non ha paura che se esce e torna a frequentare questi posti magari si rovina di nuovo. Io sono solo sicuro che se mia madre continua a rimanere lì dentro sbrocca. Sua madre è lì per delle precise responsabilità penali, questo lo sa, vero? Sì. Io so che sono l'unica occasione. E lei pensa di essere un'occasione per sua madre? No, io penso di essere suo figlio, che è diverso. Chiaro. Scusi, non le volevo rispondere così. No, non c'è problema, comunque non è questo il punto. Senta, io capisco benissimo le cazzate che ha fatto mia madre, ok? So che magari sono ancora troppo giovane per capire determinate cose, ma alcune cose le so. So che magari per lei questa è una storia che va oltre, ha un limite. Probabilmente 9 su 10 dirà di no. Però io lo faccio con coscienza, lo so quello che sto a fare. Sono responsabile delle cose che faccio, lo capisco benissimo. È una cosa più profonda.
C'è una cosa ancora più profonda in tutto questo, che è qui. È qui dentro di me. È che lei è mia madre. E io sono suo figlio. E sarà per sempre così, capisce? Che se mi devo fare in 18, perché sta storia deve andare a finire bene, allora ok, mi farò in 18. Tutto qua. Ma tua madre l'hai sentita questi giorni? Mi doveva chiamare, però non lo so, ha combinato qualcosa, boh. Mo tanto appena esce ci penso io. Sì, però tu c'hai pure la tua vita. Te lo ricordi questo, sì? Lo so. E poi ne abbiamo già parlato di questa cosa, no? Sì, ne abbiamo parlato. Però non è arrivato il tuo momento. Cioè, mo te la devi cavare da solo. Perché non me la capo, scusa, che vuol dire? Sì, l'importante è che sei sicuro di quello che fai. Sicuro sì, che è mo sta cosa? Scusami, che stai facendo? Che sto facendo? Accendo una sigaretta? Ma manco mo che sto scimmia, posso fumare una sigaretta? Lo sai che non si può. Perché no, che è sta legge, mo che è? Non si può, da sempre. Dai, sul dutini mi metto col braccio fuori il finestrino, ma Sor perché? Sor Paola non vuole che fumiamo nei veicoli. Sor Paola non vuole che fumiamo nei veicoli, quella si farà pure i fischioni. Sor Paola non vuole che fumiamo una sigaretta, è dai. È così e basta. Mamma mia, oh, ti giuro, ma appena esco mi compro 7 stecche di sigarette e me le fumo tutte dentro la sera. È peggio per te, il fumo uccide. Il fumo uccide, se devo che uccidete queste leggi che fate. Allora, sai già tutto, è tutto chiaro? Più o meno sì. No, non va bene. Più o meno per una cosa così non va bene. Dobbiamo essere precisi, capisci? Vabbè, mi ha detto che posso portare a casa mamma, no? Sono arresti domiciliari, non è libera. E comunque non è una certezza, è una possibilità. Ma certo, ho capito, però scusa. Senti, ascolta. Io riparlo di fatti e tu valuta solo i fatti. È importante. Ma io valuto i fatti. Beh. Però quante speranze ci stanno che lei può... Allora non ci hai capito niente. Che c'entra la speranza con i fatti? Manuela, tu pensi che stiamo giocando? Ma guarda che qui parliamo di giudici, tribunali, è roba pesante. E adesso da qui in poi dipende tutto da te. Quindi che devo fare? Allora, hai fissato con l'assistente sociale? Dopodomani viene. Perfetto. Qui devi capire una cosa, che se le piaci siamo a cavallo. È fondamentale questo concetto. E se invece no? Beh, adesso non è che ti devi facciare la testa. Però scusi, io non ho capito una cosa. Senti, ascolta. Allora, mo te lo spiego. Tua madre, con i precedenti che c'ha, non sta messa bene. Mi segui? Allora l'assistente sociale vuole essere sicura che se viene a casa tua non fa più cazzate. Non ne fa più noi cazzate. Beh, ok. Comunque, cominci a capire la situazione? Sì. Come stai, Manuel? La bomba. Solo che mi sono intercazzo. Con tutti voi che mi state curfiato sul collo, capito? E sta qua dentro, mi sono intercazzo. Mi sento soffocato. Ecco come mi sento soffocato. Ma che ci fai tu qui? Sono uscito da poco. Da dove? Dall'istituto. Tua madre ha chiesto di essere affidata a te per gli arresti domiciliari. Hai paura di essere responsabile di lei? Non ce la faccio più io. Comunque te qua ci devi più venire. Questo non è posto per te. Mo risolvo tutto io. Io lo so che risolvi tutto. A me mi rotto il cazzo tutti quanti. Ma devi stare tranquillo. Tu pensi che stiamo giocando? Ma guarda che qui parliamo di giudici, tribunali. È roba pesante. E lei pensa di essere un'occasione per sua madre? No, io penso di essere suo figlio, che è diverso. È una cosa più profonda. È qui dentro di me. The mason is recalling as the lentil stands upright. Sei arrivato te, è arrivato il sole. In the mother's memory. Sì, è arrivato il sole. And I've fallen, throw me a line. I'm a man overboard. Help me, I've fallen, throw me a line. I'm a man overboard.
Ciao a tutti, oggi ho qualche curiosità su Miriam Leone, attrice bellissima che mette d'accordo un po' tutti, perché piace agli uomini, ma pure alle donne, perché è professionale e non se la tira, dai. E vi dico che Miriam è di Catania, anno 1985. Sappiamo che ha partecipato a Miss Italia, era stata scartata, poi ripescata e alla fine ottenne la corona della più bella d'Italia nel 2008. Da bambina era il classico topo da biblioteca, pare, e per compiacere il padre professore, che le regalava quasi solo libri, imparò a leggere per forza a 4 anni. Pare che il suo sogno di bambina fosse sposare Piero Angela, perché, come ha dichiarato, sa tutto. E infatti non cerca la bellezza negli uomini e ha detto che ha avuto fidanzati molto brutti. Ha un tatuaggio, un giglio rosso sul fianco sinistro. Il personaggio che avrebbe voluto interpretare è Black Mamba in Kill Bill. E infine il trauma da bambina. Una notte, guardando la TV, si è imbattuta nel cadavere di Laura Palmer ed è rimasta traumatizzata. Ti capisco, Miriam, non solo tu. Vi piace la Miriam? Fatemi sapere nei commenti in che serie o in che film l'avete apprezzata di più. Io vi ricordo che ci trovate anche su Facebook e Instagram, trovate i link in descrizione sotto il video. Ciao, un bacio da Valeria.